Siamo qui davanti al Santa Barbara perché Santa Barbara deve rimanere a Milano. Ciao. Santa Barbara deve rimanere a Milano per un accumulo di ragioni, a partire dalla sicurezza che i militari della Santa Barbara, gli artiglieri della Santa Barbara hanno garantito nel tempo per anni con le strade sicure. Adesso con l'Expo hanno fatto veramente un exploit, anche se con l'Expo non va tanto d'accordo. Quindi sono dei professionisti della sicurezza a tutti gli effetti. Se poi vogliamo estendere il ragionamento agli aspetti di addestramento tecnico-militare, Milano offre delle possibilità che, non dico a Vercelli, ma in nessun altro luogo ci sono. Noi abbiamo un idroscalo sulla quale hanno fatto esercitazioni di sbarco, perché una parte dei militari della Santa Barbara è abilitato ad agire con le unità di sbarco dell'esercito italiano, e la palestra addestrativa migliore, perfetta, è l'idroscalo. In nessun altro posto esiste un idroscalo per poter fare questo tipo di addestramento. Quindi un'eccellenza che deve rimanere qui dov'è? Che deve assolutamente rimanere qui. Non ci sono ragioni, il trasferimento costerebbe, far venire per la sicurezza altri militari da altre regioni costa il doppio che non usare i militari che sono già di stanza a Milano. Tutti sanno che il personale dello Stato in trasferta gode di missioni, gode di vitto speciale, gode cose che in caserma della Santa Barbara, residenza, non spettano ai militari. Quindi il militare costa la metà se è a Milano, il doppio se viene da Vercelli, da Canicattibagni, da qualsiasi altro posto per garantire la sicurezza.